indubbiamente, oltre alla brillantissima esposizione del professor Renzi, anche quest'ultimo intervento della professoressa Serra, la ringrazio, sono stati molto significativi, perché io vedo, soprattutto oggi, questa crisi della politica, questa mancanza e questa definita da chi, questo assenteismo del popolo italiano su molti aspetti della politica, che poi si traduce quando si va alle elezioni, che sia circa il 50% dei votanti che non esprimono più la loro opinione. Ecco, io vorrei dire che, soprattutto per quanto ha detto la professoressa Serra, che intravedo in tutto questo un certo decadimento del senso della politica, o meglio ancora una banalizzazione della politica, perché quando a un certo punto, e quindi del significato intrinseco delle parole che vengono espresse in politica, quando a un certo punto colui che dovrebbe rappresentare l'indirizzo politico della nazione, quindi il senso della politica dovrebbe essere riferito alla nazione intera, è costretto a esprimersi a livello del singolo individuo a cui sta parlando, secondo me non ha più il valore alto che si voleva dare alla politica, cioè agisco negli interessi della nazione, ma addirittura in Renzi, io la vedo in modo completamente diverso, perché nelle varie trasmissioni dove interviene Renzi, lui parla in maniera diversa, in funzione dell'uditorio dove sta andando. Allora, in tutto questo, io vedo sinceramente un abbassamento del livello di senso alto della politica, ecco, perché va a fare gli interessi della gente a cui si riferisce e non più gli interessi della nazione. Questa io la vedo proprio me. E Renzi è la massima espressione del politico italiano, su cui io su molti aspetti concordo, non si può fare diversamente di tutti i resti, però proprio dal punto di vista fine politico, lessico politico, ahimè intravedo in tutto questo un caos generalizzato al punto tale che il politico stesso non capisce neanche più lui che cosa deve dire per fare gli interessi della nazione e non più quelli del sì. Questo è una cosa che sì. Anche io su questo livello, come dire, che la situazione politica non mi esprimo, insomma, mi sembra. Dicevo soltanto una cosa, questo concetto di disintermediazione del rapporto diretto del politico col cittadino è un po' un mito, diciamo una tutta, perché poi il professor lo sa meglio di me. In realtà questo canale diretto, se volete, è un po' finto, a un certo punto di vista, poi i meccanismi di mediazione demagogico sempre comunque. No, nel senso che comunque sono veicolazioni per canali diretti. Però che poi davvero il privato cittadino riesca ad avere un rapporto diretto col Premier è un po' un'illusione comunicativa da un certo punto di vista, perché non è così. C'è comunque, vuol dire, un sistema di regolazione delle informazioni e delle comunicazioni tra istituzioni cittadine che è diverso e probabilmente più adatto ai tempi. Poi il giudizio, ecco, dal punto di vista politico io personalmente lo lascio perdere. Ma io forse mi sono espresso male, il passato stesso si è espresso in questo momento, ma il problema è molto più serio, perché di fronte a un 50% del popolo italiano che ha abbandonato il settore della politica, e questa secondo me è una forma di maturità del popolo stesso, perché se guardiamo in altre aree non è una cosa negativa come la vedo io, anzi è l'uomo che dice, è qualcosa che è al di sopra di quanto io posso percepire, per cui non me fate voi che devo fare. Però quell'altro 50% si sente succube di che cosa gli viene detto da qualcun altro, ecco, questo è per diventare attore lui stesso della politica. Che è la cosa che più... siccome il tempo è scaduto, il professor Renzi voleva dire... Volevo dire una cosa brevissima, questa,
Quando è uscita la posta elettronica e progressivamente i professori all'università, per esempio, diciamo, hanno cominciato a ricevere messaggi degli studenti, alcuni si sono offesi, perché lo studente gli scriveva, non era questa l'offesa. Altri invece hanno risposto. Adesso questo secondo atteggiamento è quello che sappiamo che eticamente è giusto. Allora si è cominciato a scrivere al sindaco, il sindaco veramente rispondeva personalmente. Si capisce che il successo di questa operazione porta alla sua impossibilità effettiva e nascono dei nuovi mediatori, come ci ha detto adesso la professoressa Serra. Comunque è un cambiamento, anche se ci sono nuovi mediatori, non è più l'atteggiamento del professore che diceva sai, mi ha scritto uno studente, la cosa bruttissima. Era così, è stato bravo. Beh, tocca vedere cosa hanno scritto e come l'hanno scritto. No, quello, ma anche quello, l'inizio classico, buongiorno professore. Si diceva una volta, egregio professore Gentile, no, buongiorno professore. Adesso l'ho adottato anch'io. No, beh, a me scrivo egregio professoressa. Ah, allora io ho detto egregio è già brutto per un uomo, figuriamoci per una donna. Quindi ho cercato, insomma. E poi c'è prof. Prof. Però questa confidenza maggiore, sì, in genere ci piace. Sì. Poi magari lo condanniamo nella singola manifestazione, però c'è questo atteggiamento di essere. Ci si sente un po' parenti, vecchio zio del ragazzo.